Radio Pestum. Enjoy your... Ed eccoci qui. Oh, che bene, 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 bene. Come annunciato prima, abbiamo diversi ospiti questa sera. In primis Maurizio Ferrini, poi a seguire Emanuele Carocci di RTL 102.5. Eccolo qua, mi mancava la base. Sentivo che non arrivava la base, è arrivata la base per presentare l'ospite di questa sera. L'ospite d'onore, eccolo qua. Squillino le trombe, vai con i tamburi, perché questa sera qui su Radio Pestum con noi Maurizio Ferrini. Buonasera. Avrei messo la corona, lo scettro, tutto, però non lo sapevo. Come un re. Trionfale. Oh, come un re, vedi? Purtroppo come un re. Ma buonasera, grazie, buonasera, grazie, Maurizio, grazie. Ferrini, alias la signora Coriandoli. Chi è che dice Maurizio, grazie, Ferrini? Ah, la signora Coriandoli. Vedi, tanti hanno scritto. Sì, ogni tanto mi possiede, diciamo, a rovescio, l'uomo possiede la donna. Nel mio caso la mia anima viene posseduta dalla signora Coriandoli. È sempre tuo però questo personaggio, anche se questa sera ti vediamo ovviamente. Guarda, è tuttissimo mio, dall'A alla Z, però bisogna rendere un grande omaggio a Gianni Boncompagni, perché sì, fu quello che le diede il nome. Io non devo... l'avrei chiamata in onore di una mia vicina di casa, grande ispiratrice, il cui nome di battesimo era, non c'è più purtroppo, si chiama Ada, okay, e però l'avrei chiamata Ada Cartoloni, che non è un gran nome, detto tra noi, cioè, vabbè, certo, ce n'è di peggio. Però Coriandoli è carino. Boncompagni ebbe la brillantissima idea di chiamarla Emma Coriandoli. Ok, dopo torniamo alla vicina di casa, perché appunto ti volevo fare una domanda proprio per questo. Comunque, sì, lo conosciamo tutti, Maurizio Ferrini, è un comico, attore italiano, noto soprattutto negli anni 80, sì, e 90, hai fatto tantissimo, tanti programmi, certo, televisivi, e chi più ne ha più ne metta. Ecco Maurizio, la domanda che facciamo, no, a ogni ospite che viene qui, sì, su Radio Pestum: come ti sei avvicinato a questo mondo? Come è nato il tuo personaggio? Come... Allora, telegraficamente ho iniziato a fare l'attore comico nell'80. Sì. Attraverso, andai a propormi nelle feste dell'Unità. Feste dell'Unità sono attraverso l'Arci, mitica all'epoca Arci, e quindi avevo sempre nel palco alternativo, con sopra di me gli altoparlanti del palco centrale. Okay. Quindi io parlavo, sembravo labiale muto, e si sentivano quasi sempre i ricchi e i poveri, perché dilagavano in ogni angolo dell'Emilia Romagna, i ricchi e i poveri facevano il tutto esaurito alle feste dell'Unità. Quindi ho iniziato feste dell'Unità. Dopo 5 anni, grazie a una videocassetta portata Brevi Manu da Nicoletta Braschi, mia concittadina che saluto, se mai fossi in ascolto gli riferissero che io mi sono collegato, lei la diede ad Arbore e lui nell'83 gliela diedi. Dopo un anno e mezzo Renzo Arbore mi chiama in agosto, io gliela do nell'aprile dell'83, e nell'agosto dell'84 chiama a casa e mi dice che tra 6 mesi avremmo fatto il programma Quelli della Notte. Ah, ecco. E quindi tutto qua. Che spettacolo, vedi, comunque parti da questo programma su Rai 2. Ho mandato via una sola videocassetta, perché io sono un po' schizzinoso, amavo moltissimo Arbore, non mi ritrovavo in altri ambiti, essendo stato un suo fan dagli esordi, ammirando la sua vena creativa, poi la non volgarità, certo, lo stile che ha Renzo, insomma anche il fatto che lui ha molto gusto, e lui ripete che la cosa che è fondamentale di questi tempi, anche in altri tempi, è il gusto. Il gusto che era presentissimo nella Rai storica, magari troppo abbottonata, che non faceva vedere le gonne, le minigonne, non parliamo del seno nudo, però aveva, okay, lo stile. Certo. Il gusto che adesso è in gran parte assente. Assolutamente. Comunque possiamo dire che il trampolino di lancio è stato Renzo Arbore. Renzo Arbore, Primavera 85, dal 25 aprile fino al 14 di giugno, dal lunedì al venerdì, Quelli della Notte, Quelli della Notte. 32 puntate. Hai fatto un riassunto sintetico, sì, evitando la domanda quando è andato in onda, io ho risposto. A posto, a posto, già hai dato la risposta. Bene, ma non hai fatto solo Quelli della Notte, domenica in Striscia la Notizia, Cuori e Denari, certo, Buona Domenica, ne hai fatti tantissimi. No? Tanti, dopo la Coriandoli nasce nell'autunno 89 con la caduta del muro di Berlino, e cade il muro, e però nasce la Coriandoli.
nasce la Coriandoli a Domenica Indio 89-90 con la Fenech e Boncompagni, c'era anche Pupo tra il cast. Vedi. Appunto, tornando alla signora Coriandoli, poi Striscia Notizie col grande sì. Ricci dal 92-94, diciamo nell'anno nuovo, da gennaio fino a giugno. Certo, assolutamente. E quindi dal 92 al 94. Ricordo, ho visto poi dopo sì. Vabbè, cinema eccetera. Bene, anche di film ne hai fatti tanti, il sì, commissario Logatto, Compagni di scuola, andando alla California, Compagni di scuola con Carlo Verdone, esatto. Con Carlo Verdone, commissario Logatto con Banfi, tra l'altro il grande Dino Risi, ho debuttato con forse uno dei più grandi, anzi no, non dico il più, però uno dei più grandi registi italiani, esatto, mai esistiti. Assolutamente, perché lui sì. Era un lume tutelare. Concordo in pieno. Perché, insomma, ha fatto Il Sorpasso, Una vita difficile, un bellissimo film con Alberto Sordi, ha fatto dei capolavori, sì. L'uomo. Che spettacolo. L'unica caduta è stato, sono stato io, ecco. No, perché no, vabbè, rido. Certo, poi arriviamo anche al futuro. Ecco, io ricordo uno sketch che facevi proprio di una signora che usciva dall'appartamento, se non erro con Gianni Boncompagni, era questa signora che usciva Boncompagni, mi sembra anche con Pippo Baudo. Con Pippo era Baudo. Una casa di ringhiera, esatto. Sembra a Milano. Sì, sì, a Milano. E esatto. Io ricordo anche, forse c'era anche la Cuccarini. Sì, sì, sì. C'era sì. Lorella Cuccarini, Baudo, che saluto, insomma li saluto okay. Tutti. Se mi ascoltano. Beh, certo, li salutiamo a tutti. E fu un bello sketch. E c'era il compianto Maier. Sandro Maier, esatto. Direttore, Alessandro Maier. Sì. Bisognerebbe dedicargli un lungo applauso in memoria, perché fu un grandissimo direttore, un caro amico, e quindi insomma grandi esatto. Personaggi. Bene. Ho avuto la fortuna, l'unico a lavorare con le più grandi star della TV, perché ho lavorato con Arbore, con Boncompagni e con Ricci, e di tutte e tre sono diventato, diciamo, grande amico. Grandi cosa nomi. Che non è successa a nessun altro attore italiano, comico o non comico. Perché li ho riuniti tutti nella mia amicizia, certo. E ho preso molto da loro. Assolutamente sì. Stati grandi maestri, grandi maestri. Bene, dei grandi. Ecco, arriviamo un po' ai giorni d'oggi. Hai progetti per il futuro? Cosa bolle in pentola? Guarda, qualcosina, io ho appunto. Accumulato una marea di contenuti, perché la debolezza delle persone che vanno sul web. Allora, io sono anni che cerco di scendere sui social. Ho atteso molto, perché prima li ho voluti conoscere a fondo, li ho studiati a fondo, poi posso pure fallire, però almeno fallisco da uno che un pochino li conosce. Certo, e ho accumulato una marea di contenuti che quindi presto vedete. Dai primi di dicembre io vado giù nei vari social, sia con la mia immagine di Coriandoli, insomma uno e trino con la Coriandoli e con Ferrini. Ok, bene, ottimo. Quindi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori e chi ci sta guardando da casa, ecco, di seguire proprio Maurizio Ferrini sui social. Esatto, su Instagram, adesso mi trovate debole, ho pochi post sia su Instagram sia su TikTok. La Coriandoli è su TikTok. Però ah, vedi, anche TikTok. Post. Bene. Sì, 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 non mi faccio mancare niente. La Coriandoli su TikTok. E lì invece giocherà la sua parte, perché farà cose su TikTok. Poi anche Facebook. Ma insomma, gli algoritmi premiano più TikTok e Instagram. Bene. Quindi andiamo lì. Assolutamente sì. Maurizio, io ti ringrazio, veramente sei stato davvero gentile da accettare il nostro invito. Io ringrazio te, la vostra bella radio. Grazie a cui mille. Auguro, dato che Ferrini tocca ferro, sì. Anche tocchiamo virtualmente un po' di ferro, vai. Nello schermo. Ecco, vi auguro tanta felicità, gioia e successoni paurosi. Grazie mille, lo stesso auguriamo a te e ti aspettiamo ancora più forte sui social, no? Con tanti contenuti nuovi. E ti aspettiamo anche a Pesto, certo. Tra l'altro. Esatto, allora intanto vi mando forza Radio Pestum. Grande. Ascoltate questa grande radio. Grazie mille Maurizio, grazie di vero cuore, un forte abbraccio. Grazie a voi, ciao. grazie a voi. Mille. Se passo da Pestum vi vengo a trovare, grazie. Ottimo, cari. Grazie mille, cercheremo di organizzare qualcosa. Ciao. Va bene carissimo. Ciao Maurizio. Ciao.